Silenzio di Lorenzo, finalmente al cinema San Demetrio, queste tre serate per rivivere la storia del sindaco Lorenzo Rago, misteriosamente scomparso negli anni 50. Un film breve che porta la mia regia, per la prima volta mi sono messo alla regia, che è nato da un'idea di Giuseppe Esposito, che è qui con me, noi siamo proprio qui davanti, Giuseppe Esposito, che ecco, eccolo qui, Giuseppe Esposito che ha avuto l'idea del film e mi ha affidato la regia. Sì, sì, è stata una grande interpretazione di Nicola Cunzo, veramente, sono soddisfatto di questa regia e anche del personaggio che calzava a pennello. Per quanto riguardava anche la sua altezza. Sì, perché dobbiamo dire che Lorenzo Rago, diciamo, raccontano fosse piccoletto, però noi oltre a, diciamo, il concetto, insomma, ecco, fisico, abbiamo cercato di mettere in evidenza quella che era l'energia, perché uno dei motivi per cui l'abbiamo, ecco, abbiamo voluto raccontare la storia di Lorenzo Rago, non solo perché da buoni battipagliesi, ma perché volevamo raccontare l'energia di quest'uomo, e energia che è riuscita bene ad essere raccontata dalla penna di Gerardo Petrosino. Ho appropriato per un cortometraggio, è stata un'impresa, no? Sì, è stata una mia genialata. Sì, solo il talento di una donna poteva effettivamente dare lustro a questa opera malamente diretta dal regista esordiente Nicola Cunzo. Comunque ci siamo divertiti molto e...